Buongiorno. Oggi finalmente unboxing dei nuovi iPhone. Mi sono andati a prendere fisicamente in store dopo aver chiamato l'assistenza clienti e sono stati gentilissimi e mi hanno supportato benissimo. Quindi UPS, prendetela in quel posto. Allora, questa è quella con cui sono andato in store. L'avete vista, immagino, nella storia Instagram dove ho fatto un po' il cretino. Cosa abbiamo? La cover azzurra per iPhone 12 Pro. Questa l'avete vista praticamente la settimana scorsa, sempre su Instagram. Se non mi seguite, fatelo, magari vi metto il di qua. Il nome del profilo qui, iPhone 12 Pro Sierra Blu o azzurro e iPhone 12 Mini rosa. Intanto sono i nuovi colori di quest'anno. Il rosa visto dal vivo è una bomba, è bellissimo, mi sono innamorato. Cerco nel video di farvelo rendere il più possibile com'è nella realtà. Allora, cominciamo direi da il 12 mini. Ah, dimenticavo, ho anche altra roba che è arrivata. Questa con quella con DHL è arrivata tutta, compreso l'iPad mini, anche quello è arrivato con DHL, è arrivato subito puntualissimo. Andiamo a aprire iPhone 12 mini, che come vediamo vale per il mini, vale per il pro, vale per gli altri. La confezione non ha più la scatola esterna per una questione ambientale, poi come abbiamo visto nel video unboxing che vi lascio qui dell'iPad mini, lì la plastica c'è, quindi vabbè, andiamo a aprire che è meglio. Si è sfilato benissimo, non ha fatto quella resistenza tale per cui la scatola rimane incastrata 2 anni. Anche se un po' più di resistenza l'avrei apprezzata, ma va bene. Questo colore è meraviglioso. Più che un rosa puro, sembra tendente al rose gold, quindi apprezzatissimo, per quello mi piace. Non è un rosa sparato, come può sembrare dalla confezione e anche dai magari video, ma è un rosa che è un po' orientato al rose gold, molto molto carino. Appoggiamolo qua un secondo, tanto c'è la carta protettiva. In confezione, come l'anno scorso, abbiamo cavo USB tipo C Lightning e i vari manualetti più la mela, più la spilletta per inserire la SIM. Andiamo a spellicolare. Non è come la plastica, ma come la pellicolina classica, ma questa carta, come quella dell'anno scorso, la sua soddisfazione la dà. E io rimango sempre impressionato dalla compattezza di questo dispositivo. Come il 12 mini, anche questo è veramente bellissimo. La differenza, come abbiamo già visto, rispetto al mini, è il comparto, sostanzialmente fotocamere, il processore e la batteria. Fotocamere migliorate, la super grandangolo è stata molto migliorata su tutto il parco telefoni di quest'anno. La fotocamera principale invece non è chiaramente come quella nei modelli Pro, ma è ereditata da il 12 Pro Max. Per questo anche per i 13 il bumper è più accentuato, perché praticamente gli hanno messo la camera principale del 12 Pro Max qua. Infatti, se andiamo a vedere, in teoria sono pari, perché il bumper è lo stesso. Adesso facciamo una piccola comparazione, perché l'iPhone 12 Pro Mini, ciao Pro Mini, magari un 12 Mini non ce l'ho qui, cioè ce l'ho ma sta venendo usato perché non è mio, ma ho una cover del 12 Mini. Andiamo a vedere la differenza effettiva e intanto vediamo già che la cover non si infila, perché appunto il comparto fotocamere è diverso, è più grande ed è credo l'unica differenza nei mini, perché qua da questa parte la sede per il selettore del toni silenzioso è esattamente nello stesso punto, anche i tasti sono esattamente lì. Peccato per il modulo fotocamera a questo punto, perché così uno che aveva il 12 mini poteva riciclare la sua vecchia cover e andando a impattare ancora meno sull'ambiente. Ma vabbè, la tecnologia va avanti e giustamente la fotocamera non ci stava, forse. E questo ce l'abbiamo adesso. Io, al netto delle luci colorate che ho intorno, cercherò di farvelo rendere il più possibile. Intanto lo configuro. Bello l'avvio così nuovo. Fa molto iPad che ha l'Apple Pencil, questa cosa della scritta a mano, però è wow, piace molto.
E intanto che si configura, andiamo a vedere il 12 Pro. Dopo faremo un'altra verifica al volo perché ho l'ansia. Allora, scusate, mi si era interrotta la registrazione della fotocamera mentre aprivo, quindi le etichette qua sotto già sono andate e me ne sono accorto per tempo, non l'ho ancora aperto in realtà. Ho solo fatto così e mi sono accorto che il pirulino rosso del sto registrando si era svanito. Andiamo a vedere. Questa è più fatica. E questo azzurro è meraviglioso. È effettivamente azzurro con riflesso della luce, per il resto è un tra il blu dell'anno scorso e l'argento, è tipo ghiaccio azzurrino, non fatta turchina perché è troppo sparato quello come azzurro. È un azzurro molto molto particolare, tipo un jeans sbiadito, non saprei ben definirlo. Spellicoliamo. Anche questo è andato. Allora, che dire? Blu, meraviglioso. Bene, qui, come sappiamo, grand'angolo miglioratissima rispetto all'anno scorso che faceva, obiettivamente, in situazioni di scarsa luminosità, faceva un po' pietà. Questa qua dovrebbe essere iper migliorata. Zoom 3x, fotocamera principale, anche questa super migliorata rispetto all'anno scorso. Curiosissimo di provarlo e spero di riuscire a portare qualcosa che valorizzi la cosa. Passiamo al resto intanto, perché tanto la dotazione è quella: manualetti, spilletta, adesivo e cavo USB-C Lightning, niente di più. Avvio la configurazione anche di questo e nel frattempo andiamo a vedere cosa c'è negli altri pacchetti, oltre che qua, ma questo lo sappiamo già cosa c'è dentro. Anche questa è già aperta, ma questa l'ho aperta praticamente in store quando l'ho comprata perché volevo essere sicuro che fosse un blu bello. Ok, qua dentro non c'è niente se non un libretto e l'effettiva cover. Andiamo a togliere, è molto bella. Sinceramente la luce del sole è un po' meglio. Qua è un ambiente chiuso con luci che sfasano un po' tutta la percezione. A differenza però delle cover dell'anno scorso, qui abbiamo il cerchietto del MagSafe. Vi dico, se sentite rumore di fondo tipo pioggia è perché sta succedendo, sta venendo il pandemonio là fuori. Rispetto all'anno scorso, come possiamo vedere dalla cover del 12 mini, è stata coperta con lo scamosciato, insomma non so che materiale sia, anche il cerchietto del MagSafe, quindi in teoria non ci dovrebbe venire sul telefono quel cerchietto, quell'alone appunto di questa forma, perché viene coperto. E questa è la cover. Adesso apriamo il resto, perché come vi ho fatto vedere c'è anche del resto, che sono questi due pacchi qua. Coltello. Qua non è tutto uno la scatola, quindi possiamo aprire, come vi ho insegnato nel video dell'iPad mini, tre cover. In pelle viola per il 12 mini, silicone arancione tipo Camquat per il 12 Pro e in pelle tan. Adesso il nuovo colore si chiama Nespola, adesso vedremo differenza con quella del 12 Pro Max in pelle per il 12 Pro, per il 13 Pro. Andiamone a aprire. Intanto quella in silicone Camquat, o come cavolo si chiama adesso, è la stessa, l'hanno solo chiamata diversa. Sì, anche qua abbiamo lo scamosciato da tutte le parti. Andiamola a vedere intanto con questo Camquat come sta con l'azzurro. Dopo vedremo anche l'azzurro effettivo. Azzurro con azzurro, andiamo a vedere. Non sta male? No, non sta male. Un po' più sbarazzina. Io adoro questo colore, veramente lo amo. Peccato che si abbina bene a pochi colori. Andiamo a vedere l'azzurro. E azzurro con azzurro matcha per forza. Sta molto bene, molto molto bello. E apriamo quella in pelle, che non ha l'apertura come l'altro, ma qua si sfila semplicemente. Beh, sì, è un po' più chiara, sembrerebbe. Sì, è proprio tutto il packaging che è diverso. Non l'ho capito perché. Andiamo a vedere. Eh no, è un po' più scura. Adesso non vorrei che sia dovuta anche all'uso, ma questo mi sembra di ricordare che fosse sempre stata più scura. Tende un po' più arancione rispetto a questa. Sinceramente, vi dico la sincera verità, quella del 12 mi piace più. Andiamo a vedere come sta. Per fortuna sta bene con l'azzurrino. Meno male, forse hanno cambiato la tonalità anche per quello. Apriamo adesso quelli in pelle viola per il 12 mini. Per i mini ho preso solo quelli in pelle, perché di quelli in silicone non me ne piaceva neanche una, sinceramente, a monitor,
che stesse bene con il rosa. Andiamo a vedere se ho fatto la scelta giusta. Ok, sì, sta bene, molto bene. Ed è bellissimo questo color vinaccia. Lo adoro, veramente bello, e sta molto bene con il rosino che spunta dalle fotocamere. Ok, mettiamo via la cartaccia e tiriamo fuori l'ultimo pacco. Vetri temperati della Belkin. Adesso vi faccio l'unboxing, perché così vi faccio vedere come tra virgolette funzionano, perché i vetri temperati Belkin mi piacciono tantissimo per un motivo: oltre al fatto che sono iper resistenti, il bello delle Belkin è che hanno la sede per lo smartphone. Appoggiamo lo smartphone qua dentro, prima questa viene tolta, ma solo da un lato, incernierato tramite adesivo. Mettiamo lo smartphone dentro e poi torniamo a riapplicare il vetro, e il vetro è perfettamente centrato, senza bolle. Applicazione veramente perfetta. Non voglio rischiare di rovinare il vetro di dispositivi che costano così tanto. Visto che la roba io ci tengo, il Pro Max è ancora perfetto, e le cover anche sono un ottimo metodo per salvaguardare il vostro smartphone. Quelle di pelle un pochino meno, perché non essendo di materiale gommato, diciamo siliconico, attutiscono meno gli urti, però fanno loro lo stesso. Io generalmente montavo la cover in silicone verde su questo, ma come vedete adesso quella in pelle, che si è anche un po' rovinata, perché non so esattamente come, deve aver sbattuto da qualche parte, non lo so, non mi è mai caduto, credo, devo aver sbattuto col telefono in tasca da qualche parte. Fatto sta che la cover nello spigolo si è veramente distrutta, non so esattamente come, e il telefono in realtà è perfetto. Quindi io sono un grandissimo fan di tutto quello che può proteggere questa roba. Adesso, visto che hanno finito le configurazioni in teoria, adesso andiamo a vedere, visto che tutti hanno finito, questo è decisamente più pesante di quello lì, grazie all'acciaio e alle dimensioni, ma prendiamo il 12 Pro Max e vediamo le differenze di notch. Effettivamente le differenze ci sono. Direi che tutta la differenza sta nel fatto che hanno spostato la capsula auricolare in alto e così sono riusciti a compattare un po' il notch. Ma vi dico la sincera verità, non rinuncerei mai al Face ID. Se per avere il Face ID devo avere il notch, va bene. Credo di averlo già detto in un'altra occasione. I 120 Hz si notano, e vi dovete fidare, perché non so da che dispositivo state guardando, ma a prescindere io non sto registrando a 120 fps, quindi io occhio lo percepisco, e mi sembra strano, sembra diverso da iPad Pro, sembra più fluido qua, non capisco come mai, sinceramente, però lì si percepisce, sì, cioè tutte le animazioni sono estremamente più fluide. Andiamo a vedere una cosa, quello che ho detto prima, per cui ho un po' d'ansia, però mi dispiace, ma dovrò spegnere le luci. Ok, allora siamo al buio più totale. Andiamo a luminosità minima. Allora andiamo prima col mini, luminosità minima. Qua siamo a posto. Alziamo leggermente. Incredibilmente siamo a posto, nessun problema lato grigio, molto bene. Vediamo invece il 12 Pro, e anche nel 12 Pro non ci sono problemi di sorta. Aumentiamo leggermente la luminosità. No, tutto perfetto, grande. Molto contento, abbiamo visto anche che questa volta gli schermi sono perfetti, e tanta roba. Teoricamente sui Pro questo problema non ci dovrebbe proprio essere a prescindere, perché sono schermi proprio dedicati alla linea Pro, e anche per i mini e 13 normali abbiamo i nuovi pannelli, non sono più come i pannelli dell'anno scorso, ma sono dei pannelli comunque XDR, infatti anche la luminosità è notevolmente diversa rispetto a quelli dell'anno scorso, anche solo il Pro rispetto al 12 Pro Max. E basta, l'unboxing è finito qua, i vetri non ve li spellicolo perché se li apro poi non riesco a montarli. Finalmente sono riuscito a mettere le mani sui nuovi iPhone, e se avete dubbi, domande, perplessità su di loro, fatemelo sapere, in un video futuro vi rispondo. Stessa modalità dell'iPad mini, io vi chiedo il solito supporto: mi piace il video, iscrizione al canale e attivazione della campanellina. Mi raccomando, scrivete nei commenti se avete qualcosa da chiedere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!